seconda invece quella che ha colpito me stesso, ero già medico, oncologo, avevo 30 anni, di un tumore all'occhio, tumore che mi ha portato a vivere nei mesi di diagnosi difficile che ho incontrato, per cui erano gli anni in cui in Europa c'era carenza di conoscenza di questo tumore. Tutto il cammino e la solitudine da parte di medici, in questo caso da medici all'estero, che invece dovrebbero essere vicini ai propri pazienti anche durante il decorso e l'erogazione delle cure. Ecco, allora da lì mi sono imposto come mia professionalità di poter accompagnare e quindi anche dialogare e quindi anche condividere e quindi anche spiegare quello che man mano succede nel tragitto, in modo da non vivere quella solitudine che avevo vissuto anch'io. Che adulti si diventa quando si percorre un'esperienza di vita così importante? Allora, due concetti fondamentali anche qui. Quando parliamo di guarigione si parla di guarigione vera, che è una guarigione medica, psicologica e sociale. Quello che si è verificato, che sta venendo fuori in questi anni anche dalla letteratura internazionale, è il concetto di resilienza, cioè di maggior forza interiore, di maggior capacità da parte di ragazzi che hanno passato questa esperienza, non soltanto per il dolore e la sofferenza che hanno avuto, ma perché hanno sperimentato anche quella capacità di solidarietà, di comunione, che di fatti li rende più forti di fronte. Dottor Jankovic, il San Gerardo e Monza è considerato un ospedale di eccellenza, arrivano ragazzi e bambini da tutto il mondo. Che caratteristiche ha? Ma è un centro nel quale vengono squisitamente, centro di ematoncologia pediatrica, seguiti i bambini con leucemia e linfomi, mentre i tumori solidi da noi nella nostra realtà sono seguiti all'Istituto di Tumori di Milano. Questo dualismo ci ha consentito di specializzarci in maniera particolare in questo settore, però devo dire che è per numero e reclutamento di casi il centro numero uno in Italia, nel quale però esiste un'associazione di cui fa parte anche Monza, Associazione Italiana di Ematoncologia Pediatrica, la IEOP, il cui presidente attualmente è il professor Maurizio Ricò a Firenze, che conta più di 50 centri in Italia, che sono centri di buon livello e alcuni di eccellenza come il nostro, per erogare le cure e al più alto livello possibile un po' in tutta Italia. Oggi la maggior parte però delle forme di leucemia e di linfoma possono essere curati vicino a casa. Quindi questa rete che la IEOP ha creato e di cui ci sentiamo orgogliosi e facciamo parte, io stesso sono stato presidente dal 2002-2004, con certificazioni di qualità per il valore che i centri possono avere, è una rete estremamente importante, perché un bambino si cura bene vicino a casa, il bambino vuole stare vicino a casa, estirparlo per due anni lontano o altro non è che sia piacevole. Quindi in questi anni si è lavorato per far sì che questi viaggi cosiddetti della speranza si limitassero veramente a situazioni molto particolari o molto specifiche. Ripeto il discorso di centro di eccellenza, perché vengono eseguiti da noi anche trapianti, che è la procedura che si accompagna alla chemioterapia, che oggi non è l'ultima spiaggia. Anche il trapianto di midollo è una procedura diversa dalla chemioterapia, che può essere richiesta in casi particolari, ma non necessariamente l'ultima spiaggia. A volte sono forme che richiedono d'emblée il trattamento trapiantologico anziché quello chemioterapico. Possiamo dire a coloro i quali si ammalano di leucemia, alle loro famiglie, che è un percorso difficile, ma che devono essere assolutamente sereni e tranquilli, perché se ne esce. Non solo dobbiamo dirlo, ma possiamo dirlo, ma dobbiamo dirlo. E a questo proposito, proprio in questi giorni è stato presentato e uscirà ufficialmente nelle librerie il 28 di maggio, quindi settimana prossima, un libro che col professor Masera, le immagini di Attilio Rossetti e la supervisione di Ovidio Sutti, i testi di Rosa Gaimari, abbiamo fatto, intitolato Noi ragazzi guariti, dove vengono riportate le testimonianze di 23 dei centinaia di ragazzi, ovviamente, che oggi sono guariti, migliaia in tutto il mondo, però di questi 23 ragazzi è una carrellata anche fotografica, dove si vede ormai a distanza di tanti anni il tipo di vita che hanno intrapreso. C'è l'ingegnere, c'è la biologa, c'è chi fa il pescatore, c'è chi fa il pilota,
pilota, è una carrellata veramente bella, è vera, concreta, di come si, realmente si possa guarire e si deve guarire, e speriamo che questo 80% che oggi, non dico solo noi a Monza, ma nel mondo con le terapie comuni che abbiamo, abbiamo ottenuto, possa un giorno arrivare a quel 100% e quindi debellare definitivamente una malattia che ancora oggi comunque fa paura. Grazie dottor Jankovic.